Salve a tutti, oggi parliamo di obiettivi. Obiettivi per le imprese, obiettivi per i manager, obiettivi per i liberi professionisti, ma in realtà obiettivi e valore degli obiettivi per chiunque, per tutti, indipendentemente dal proprio ruolo lavorativo, per la propria tipologia di lavoro, o anche per gli studenti, sicuramente. E per farlo parto citando brevemente un passaggio di una canzone di Lucio Dalla, Il fiume e la città. Parliamo di tanti ma tanti anni fa. Ho seguito un'ombra, ma era la mia ombra, che come una sfida stava sempre avanti a me. Ecco, l'obiettivo che cos'è? L'obiettivo è un target, oggi diciamo, no? Siamo sempre più dediti a propensi a utilizzare termini inglesi. È un punto di arrivo che noi stabiliamo per raggiungere un determinato risultato, che può essere per un'azienda aprirsi un nuovo mercato, consolidarsi in un mercato che già si sta presidiando, sviluppare un nuovo progetto, per esempio di digital transformation. Per un manager, ovviamente, accrescere le proprie skills professionali, raggiungere determinati risultati, obiettivi, quindi in seno all'azienda presso la quale lavora. Per il libero professionista è lo stesso, ampliare il proprio raggio di azione, le proprie capacità professionali, le proprie competenze. Bene, che cos'è un obiettivo, quindi? È un qualcosa che abbiamo necessariamente sempre davanti a noi, più o meno distante, un po' come la nostra ombra. Quando abbiamo una luce dietro di noi, noi vediamo la nostra ombra riflessa su una parete piuttosto che in terra. Ma siamo noi, né più né meno, la nostra sagoma. Beh, vediamo, cerchiamo di capire che quell'ombra non è altro che il nostro obiettivo, che è sempre davanti a noi e che cerchiamo di raggiungerlo. Perché è importante avere un obiettivo, magari anche più obiettivi? Beh, intanto perché sta nelle cose, sta nel vivere quotidiano di un professionista, di un manager, di un'azienda. Ma possiamo parlare anche di un'organizzazione governativa, di un'associazione, di una ONLUS. Diciamo che è un qualcosa che è applicabile, che riguarda qualsiasi ambito operativo. E questo vale anche per gli studenti, dalle superiori, ma anche prima, all'università, chi fa un master. Perché dobbiamo avere quindi un obiettivo? Perché è uno stimolo continuo, perché è un qualcosa che ci spinge a fare sempre di più, ma soprattutto sempre meglio. E questo è un compito, e se vogliamo, mi permetto di dire, un dovere al quale noi non dobbiamo assolutamente sottrarci, perché poi è uno stimolo continuo. Nella vita in generale, ma nella vita professionale e lavorativa, anche di un'organizzazione come un'impresa, avere un obiettivo e avere uno stimolo a fare sempre di più, a fare sempre meglio. Magari anche cercando non soltanto di ottimizzare ciò che si fa, ciò che si intende fare in futuro, ma anche cercando, per esempio, di attenuare gli effetti nefasti sul proprio business di situazioni limite, come per esempio quelli purtroppo indotti anche sul versante economico e del business da parte dalla gravissima emergenza Covid esplosa anche nel nostro paese nei primissimi mesi del 2020, sono ormai 2 anni abbondanti. E quindi ecco lo stimolo, un obiettivo è uno stimolo a fare di più e a fare meglio. Ci dà quella forza, quell'energia di segno positivo. Non soltanto ad andare avanti, certo, questo sta nelle cose, ma a spingerci oltre quello che sembra essere un limite o dei limiti entro i quali, sbagliando, il più delle volte sbagliando, dall'esperienza personale, non solo riferita a me stesso, ma in generale
anche a quello che ho osservato in giro in tanti anni di lavoro. Dicevo, quei limiti nei quali si crede in qualche momento di non essere in grado di poter andare oltre. Ma non è così, non è così. Il limite va sempre spinto più avanti, ovviamente cercando sempre, comunque e ovunque di rispettare tutto ciò che attiene all'etica professionale, al rispetto per le persone, al rispetto per i collaboratori, ma al rispetto dei contesti all'interno dei quali noi operiamo, come aziende, come managers, come professionisti e via dicendo. Quindi cos'è l'obiettivo? L'obiettivo è uno stimolo. Non avere un obiettivo vero, reale, significa non avere stimoli. E senza stimoli, ma mi dite come si fa ad alzarsi dal letto la mattina? Tra l'altro io mi alzo sempre molto presto. Magari mi dedico a esercizi ginnici o a ossigenarmi, eccetera, però poi magari leggo qualcosa, guardo un video che mi piace, che mi interessa, in ambito professionale, ma anche prettamente ricreativo. Sono un appassionato di musica, mi piace vedere una bella performance chitarristica, per esempio, ma mi piace molto ascoltare, per esempio, un grande esperto di business economy, di business community, come Seth Godin, ma ce ne sono tanti altri molto interessanti che abbiamo anche nel nostro paese, estremamente validi e fortemente qualificati. Quindi obiettivi, stimoli e quindi risultati. Cerchiamo sempre di non perdere la rotta su questo versante. Perché specialmente oggi, dopo i 2 anni terribili, specialmente sul versante dei costi umani, è terribile dirlo e pensarlo, ma questa è la pura e semplice realtà. Ma poi quindi anche i problemi sul versante economico, dello spostarsi, le contrazioni dei fatturati e via dicendo, i posti di lavoro a rischio. Beh, oggi avere obiettivi, stimoli, e quindi essere su questo versante dinamici non è soltanto un piacere, è anche quello, ma è soprattutto un dovere e un'estrema necessità. Bene, per questa settimana è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana con il nuovo video editoriale di commento sul canale YouTube Marco on the News. Un caro saluto a tutti, ciao!